Roberto Menéndez Azuategui, Ángel Martínez Paz, José Manuel Bordenave, Zapiola. Mira, mira, mira. Está el nombre del hermano de Marcos, Ignacio Soria Aguilar. Está todo lo que hicieron durante 20 años. Y estos sí los tenemos agarrados. ¿Qué hacen ustedes acá? O sea, puedes sacarte la capucha, Rodrigo Luque Sálzaga. Sabemos quién eres. No lo puedo creer. Ustedes son una manga de cagones, ¿eh? Que se hacen los dudos atrás de una capucha, pero ahora se les terminó. Los que terminaron acá son ustedes. Y acá no van a escapar. Mírate, Juan. ¿Qué piensas hacer? ¿Matarnos? ¡No! ¡La puerta! Fue ayer cuando nos unimos para luchar contra lo que nos lastimaba, sacando fuerzas de donde no creíamos tener. Hoy saboreamos el placer de la victoria. Festejar este triunfo es más que un derecho, es casi una obligación. Tenemos que aprender a mantenernos juntos para que nunca más nos atropellen y mantener encendido el fuego de este orgullo por la misión cumplida. Él nos abrigará el alma en esta dura pero maravillosa tarea de crecer. Sono andati via mezz'ora fa e non sono ancora tornati. Andiamo a cercarli. Andiamo. Forza. Dove credete di andare? A trovare quelli che sono andati a cercare i documenti della loggia. Maritza, ti ci metti anche tu con queste frottole, per non favore. Non sono frottole, venga con Io noi. Io non si vengo vuole. Da nessuna parte, signorina. Fatela finita con queste storie di logge, di fantasmi. Non fate altro che danneggiare il prestigio della scuola. Ma è tutto vero. Ci sono documenti che lo dimostrano. Vedo che non conoscete alcun limite. E visto che continuate a insistere con queste sciocchezze prive di fondamento, siete in punizione. Ma perché? Stiamo dicendo la verità. Sta zitta. Per le prossime 4 ore non potete uscire da qui. Andate a studiare, che è l'unica cosa seria. Sono stato chiaro? Sì, chiaro. Ah. Non è giusto. Non vi ho chiesto se è giusto, vi ho chiesto se sono stato abbastanza chiaro. E per maggior chiarezza, ogni 15... No. Meglio ancora, ogni 5 minuti un assistente verrà a controllare se state studiando. Forza, a studiare. Guido. Sto male. Guido. Guido, respira. Non ci riesco. Tirati su. Non posso. Qualcuno ci aiuti! Tirateci fuori da qui! Thank you.
sta bene? Come puoi domandarmi se sto bene? Dopo avermi raccontato che era una menzogna che era morto mio figlio. Stai parlando sul serio? Beh, ma mi è venuto in mente solo questo per farla ragionare. Ma non è giusto, è stato un gioco crudele. Tu non sai quanto sia doloroso perdere un figlio. No, non lo so. Comunque, lei ha un figlio che è ancora vivo, ma si comporta come se non le importasse niente di lui. Non gli parla, non lo abbraccia. Basta, tu non hai alcun diritto di intrometterti nella nostra famiglia. No. Ma sono amica di Marcos che sta lottando per sopravvivere. Lo aiuterebbe sapere che lei gli vuole bene. Lo so, ma la morte di mio figlio, Ignacio, è stata troppo traumatica per me. Non l'ho ancora superata. Tu non capisci? Sì, sì, capisco che per l'altro suo figlio non ha potuto far niente, ma per Marcos può. Ascolti, un'auto mi aspetta per portarmi in ospedale. Venga con me. Ragazzi, come state? Cosa fate qui? Pilar, meno male che sei arrivata. Perché? Aiutaci a convincere tuo padre. A fare cosa? A farci uscire per trovare i ragazzi. Sono andati a cercare i documenti della loggia e non sono ancora tornati. No, no, se si tratta della loggia non mi interessa, non vi aiuto. Corri un rischio per una volta, fa qualcosa per noi. Quelli sono delinquenti e noi dobbiamo fermarli per sempre. No, non voglio, non contare su di me, tanto più se è una tua idea. Marizia, ma che puoi fare? Aiutatemi, ragazzi. Sì, 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 lasciatemi. Io, qui, vai. Marizia, ma cosa... Tenetela, io torno subito. Per favore, Claudia, non complicare ancora di più la situazione. Ma Marcel! Ma niente, niente! Ho deciso unicamente quello che mi ha suggerito di fare, gentilmente ma con molta insistenza, il signore Ciamendi. Ho detto ai suoi compagni di classe che le condizioni del ragazzo sono in via di miglioramento e posso dire con tutta tranquillità che tutto nel collegio è in ordine. Certo, intanto Marco si lotta tra la vita e la morte. Ho fatto quello che dovevo fare, niente di più. No, non è così. Quello che dovresti fare è scoprire com'è arrivato lì, chi l'ha spinto là dentro. Per favore, non puoi infischiare. Devo fare solo quello che mi raccomanda i Ciamendi e basta. No, no, in una situazione come questa, no. Per l'amor di Dio, Marcel, c'è un ragazzo in fin di vita. Ed è stato uno studente di questo collegio. Ah, no. Spirito, non ti avevo detto che eri in punizione? Mi sono dimenticata una cosa. E cioè? Sta cercando i documenti della loggia, anche sua figlia. Che cosa? Andiamo. Sì? Ah, ciao. Cos'è questa storia che canti in una band? È una bugia, che te l'ha detto? Nessuna bugia, ho ricevuto una lettera di una fan che dice che canti in una band che si chiama R-Way. Dimmi la verità, perché è una cosa papà, seria. Papà, non puoi crederci, è solamente una lettera, chissà. Perché non dovrei crederci, perché? Io non voglio intromettermi, ma... devi dire la verità a tuo padre. Se non vuoi intrometterti, non farlo, ok? Non ti agitare, Mercedes ha ragione. Sì, prima quella storia in sala e adesso anche questa faccenda. Questo non c'entra niente. Papà, ho chiarito la storia della sala. Quella della band è un'invenzione. E perché qualcuno avrebbe mentito così? Perché? Non lo so. Devi ammettere che è strano, Mia. Io ho già detto che io non canto nessuna band. Non mi sembra il caso che tu urli. Devo urlare per forza, papà. Visto che tu dai ragione a chiunque. Scusa, Mia, ma vita. Io non sono chiunque. Va bene, papà. Pensa quello che vuoi, credi quello che vuoi, ma lasciami in pace. La voce ce l'ha. Già. Forza! Forza! Buttala giù! Ragazzi! Pilar! Pilar! Dove Guido. Sei? Presto, dobbiamo portarti subito via da qui! Dai! Chiama i pompieri e un'ambulanza! Dai, svegliati, Guido! Fate presto! Pablo, non c'è tempo da perdere! Devi alzarti, forza! Sbrigatevi! Guido. Il tetto sta per crollare, andiamo! Avanti, Pablo! Avanti, forza! Andiamo, Pablo! Avanti, aiuto, forza, sbrigatevi! Crolla tutto qui! Dai, dai, forza! Dai, su! Forza, andiamo! Marizia, aiutami! Andiamo, andiamo! Mm-hmm.
Signor Colucci, sono un'ammiratrice della miglior band che esista. R-Way. Frequento lo Stars, il locale dove si esibiscono. E poiché so che sua figlia canta in quella band, le do il mio indirizzo email, perché sarei felice se Mia mi scrivesse. Perché entri qui così? Non hai visto che la porta era chiusa, eh? Senti, tesoro, è meglio che ti abitui alla mia presenza, perché tra pochissimo tempo Luz diventerà la tua cara zietta. Questo è tutto da vedere, piccola serpe. Ah, vedo che stai leggendo la lettera di uno dei tuoi fan. Come sai che è di un fan? L'hai mandata tu! Sei no, stata tu! No! Io ti uccido! Lasciami! Basta! Mia, lascia stare mia sorella! Lasciala, basta, finitela! Insomma, che sta succedendo? Non sono stata io! Come sapevi che era di un fan, brutta vipera? Adesso basta, Mia, finiscila, per favore! Tu non sei nessuno per dare ordini a me, è chiaro? Senti, carina, ti stai sbagliando di grosso. Tuo padre non c'è e quando lui non è in casa, qui comando io. Peter! Peter! Dio mio, che è successo? Quella lì è completamente impazzita. Sì, capisco, capisco, ma adesso stai tranquilla. Silvia, Marcos non è in camera sua. Abbassa la voce. Luan, qui non si fanno scenate. Non capisce che se non è in camera gli è successo qualcosa. Signor autista, la scongiuro! Spenga la sirena, per favore, la spenga! Spenga, grazie! Spenga la sirena, ecco così! Molto bene, vada, vada! Vada pure! Molto bene! No, no, no! Per l'amor del cielo, non è necessario! No, no! Non è necessaria quella sirena! Per favore! Che cosa porti? Che cos'è? Ho recuperato la cassa. Ah, la cassa, perché? Ci sono tutti i nomi dei membri della loggia e le loro azioni. Sono le prove che ci servivano. Voi siete i familiari di Soria Aguilar? Sì, sì. Bene. Sta meglio, il momento critico è passato e le sue condizioni stanno migliorando. Dov'è ora? L'abbiamo trasferito in una camera normale, perciò state tranquille. Va tutto veramente bene. Grazie. Sì, mi dica, signora. Mi piacerebbe vedere mio figlio. Dottore, questa tosse è grave. No, niente affatto. Passerà in pochi giorni. Quindi stiamo bene? Se no, non vi avrei dimesso. Stupendo! Vuol dire che non è successo niente di grave, quindi tutto è tornato alla normalità. Mi accompagni, dottore, per favore. Sì, comunque, ragazzi, dovete riposare. Sì, sì, riposatevi, per il resto della giornata. Approfittatene per ripassare qualche materia nel frattempo. Ehi, che succede qui? Volevamo sapere come stanno i ragazzi. Stanno bene, sono stati dimessi. Un po' di ordine, per favore, silenzio. Devono riposarsi. Avanti, uscite, uscite subito. Fuori, anche tu. Dormo qui. Ah, va bene, accompagnate il dottore. Ragazzi, ragazzi, andiamo al bar, ci aspettano tutti. Tomas, la loggia sta per scomparire. Per questo dobbiamo andare. Siete gli eroi del momento. Va bene, vado in camera mia a rivestirmi. Tu non vieni? Sì, dopo. D'accordo. Si no te tuviera voz, ¿cómo costaría sobrevivir? Si no te tuviera voz, en un mundo sordo para sentir que estamos tan solos, tan apasionados y que es fácil herirnos por cualquier costado que soña despiertos, es un gran pecado. Si no te tuviera voz, estás caminando en busca del sol. Si no te tuviera voz, que estás esperando un día mejor. En un
precipicio casi, sin salida con toda la bronca y la rebeldía para resistir tanta pesadilla. Pero aquí estás y a mi lado vas, y gritamos juntos, resistiré, bandera blanca al corazón, resistiré, cualquier ataque a la emoción, la hipocresía, la mentira, la grandeza sin razón, resistiré, 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 la cobardía no se puede, resistiré, las apariencias. A pleno para sentir en este vacío sin razón ni rumbo, con tal sin sentido y miedo profundo a ser uno más sin poder soñar. Si no te tuviera voz, estás caminando en busca del sol. Si no te tuviera voz, estás esperando un día mejor en un precipicio casi sin salida, con toda la bronca y la rebeldía para tanta pesadilla. Pero aquí estás y a mi lado vas, y gritamos juntos, resistiré, bandera blanca al corazón, resistiré, cualquier ataque a la emoción, la hipocresía, la mentira, la violencia sin razón, resistiré. Mamma, non volevo disturbarti. Non parlare. Ma io voglio parlare con te. Sapessi quanto sono contento che tu sia qui. Successo, mi sono dimenticata. Credevo di... che fossi mia amica, perché non mi hai difeso da Maritza? Cerca di capire, è stata un'emergenza. No, non capisco affatto e me la pagherai molto cara. No, non dire così, Pilar. Festeggiamo la caduta della loggia. È stato anche grazie a te. Vieni con noi. Andate all'inferno. Non può essere. I figli delle famiglie più importanti coinvolti in una storia tanto sordida. Dovrebbe ricordarsi che io l'avevo avvertita su questa loggia, se lo ricorda? Lei non metta benzina sul fuoco, siamo intesi? No, no, Echamendi, non era mia intenzione, no, ma che cosa facciamo? Che facciamo? Non possiamo fare niente. Dia un'occhiata a questi nomi. Sono di famiglie assolutamente intoccabili. Sì, io capisco il suo punto di vista, però la cosa è troppo grave, le prove sono irrefutabili. Le prove sono irrefutabili? E allora lei le faccia sparire, Dunov. Ah, sì? Però questi ragazzi hanno passato il segno, no? Penso che debbano essere espulsi da questo istituto, sono molto pericolosi. Vediamo, riflettiamo insieme, Dunov.
La maggior parte di questi ragazzi è all'ultimo anno. Si diplomeranno tra pochi mesi. Sì, sì, certo, credo di sì. Penso che per così poco tempo non sia il caso di inimicarsi le famiglie più potenti del paese. Oh, no, 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 naturalmente, certo, ma dobbiamo comunque espellere qualcuno per tranquillizzare tutti gli altri studenti. Sì, 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 va bene, se vuole espellere qualcuno faccia pure. Bene. Ma soltanto quelli che ci conviene espellere. E chi mi suggerirebbe tra questi, per esempio? Questo qui, Guido Lassen. Scusate ragazze, sapete dove sono quelli del terzo anno? Sono al bar. Grazie. Attenta! Sta attento tu. La scimmia azteca sbatte contro la gente come un orangotango. Vuoi che appenda qualche liana per te così non sbatti più contro nessuno? Dovevo lasciarti cadere, così forse sbattevi la testa e diventavi più intelligente. Certo, certo. Pensa piuttosto a quanto sei miserabile. Non ho tempo né voglia di decifrare le tue farneticazioni, quindi per favore... Allora vediamo se mi capisci meglio così. Tu hai portato Luce a vedere la band e le hai raccontato tutto a mio padre. Sono stata chiara? Oppure vuoi che ti faccia un disegno? Non può averglielo detto. Quella vipera, quel serpente, fa la santarellina con te. Ma ha spedito una lettera a mio padre fingendo di essere una fan. Che cosa hai da ridere? È che trovo buffo il fatto che tu odi Luce così tanto da inventare una storia del genere e screditarla. Io non ho inventato niente di niente, è la verità. Come puoi essere così sicura che abbia scritto lei? Perché quella... sì, perché mentre ero nell'ufficio di mio padre e leggevo la lettera di questa presunta fan, lei è entrata e mi ha detto: leggi le mail dei tuoi fan. Come faceva a sapere di che lettera si trattava? Inoltre, brutta scimmia, io non ho fan. Sì, in questo hai ragione. Chi può mai immaginare che tu possa avere dei fan? Vuoi soltanto prendermi in giro? Mette a rischio la nostra band così. È stata lei, quant'è vero che mi chiamo Mia Colucci. Mia Colucci, che fai qui? Tutti stanno festeggiando al bar. Cosa festeggiano? Te lo dico dopo, andiamo. No, non mi va. Mi scusi, posso sapere che problemi ha sua moglie con Marcos? Ma lei non ha alcun problema. Da quello che ho visto mi pare di sì. Il fatto è che non è mai riuscita a superare il dolore della perdita di nostro figlio maggiore. È stato terribile. Sì, questo lo capisco benissimo, ma adesso Marcos ha bisogno di sua madre. Vede, Silvia fa quello che può. Sì, ma è poco. Mi scusi, Mansilla, apprezzo quello che ha fatto e sta facendo per Marcos, però le chiedo un favore. Non si immischi più. Sono questioni di famiglia e... Io la richiamo al suo dovere. Lei è il padre e deve proteggere suo figlio. Siete stati fantastici, complimenti. Avete messo in gioco le vostre vite, grazie. Vi ringrazio. Un applauso, grazie. Per gli eroi della Elite Way. Forza, ragazzi. Sono entrati col preside e li hanno salvati giusto in quei tempo. I ragazzi sono stupendi, Mia. Comunque, l'unico vero eroe qui è Marcos, quindi un applauso per lui. È vero! Viva Marcos! Bravo, Marcos! Peccato che non sia con noi a condividere la festa. Ma è sempre nei nostri cuori. Sì, infatti. Guarda un po' chi è arrivato, il capo della loggia e i suoi scagnozzi. Per fortuna il collegio si libererà di voi, sarete tutti espulsi. Pensi davvero che la figlia di un'attricetta possa sbattermi fuori? Che cosa hai detto? Ragazzi! Ragazzi! Avanti, smettetela! Che sta succedendo qui? Non riuscite proprio a comportarvi come gente civile? Spirito! Spirito, per favore! Non è il modo giusto per risolvere il problema. E che suggerisce? Di lasciarli girare per il collegio dopo tutto quello che ci hanno fatto? Sì! Io personalmente mi occuperò di applicare la giusta punizione che meritano. L'unica punizione che si meritano è l'espulsione! È una denuncia per tentato omicidio! Per favore, serenità! Serenità! L'unico modo per affrontare la situazione è farlo serenamente. Rodrigo, per favore, Rodrigo, tu e gli altri membri del gruppo venite con me. Sì, tutti fuori. E voi state zitti! Silenzio! Se permette, signor Duroff, l'accompagno. Ma tu guarda. Pronto? Mamma. Guido. Ti passo subito tuo padre. No, no, voglio parlare con te. Che sono in ritardo per un appuntamento dal medico. Sono in ritardo. Stai male? No, è una cosa da niente. Ti passo tuo padre, eh? No, voglio solo...
Mamma! 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 I'm standing on the bridge, I'm waiting in the dark. I thought that you'd be here by now. È finita, adesso va tutto Ciao. Bene, è finita. Ma che cosa sta succedendo qui? Niente, tesoro, hai già tanti pensieri, non voglio disturbarti per questo. Non importa, Mercedes, i miei pensieri non contano. Che cosa succede? Va bene, questa volta tua figlia è andata oltre ogni limite, credimi, amore mio. Ma perché? Che ha fatto? Perché piange? Perché lei l'ha aggredita fisicamente. Ti sembra giusto? Perché ha fatto una cosa del genere? Non lo so, Franco. Stavo ascoltando della musica e all'improvviso è piombata qui e mi ha afferrata per i capelli. Mi dispiace tanto. Ti ha fatto male, tesoro? No, per fortuna sto bene. Non ci posso credere. Ma è vero. Sono entrata e le ho viste con i miei occhi. Ho dovuto separarle. Non puoi immaginare che... Perché ha fatto una cosa simile? Forse è impazzita. Cosa le ha preso? Devo parlarle. Sì, mi pare proprio il caso. Devo imporle dei limiti, altrimenti... Franco, senti, se disturbo così tanto, non vengo più qui e basta. Non se ne parla nemmeno, Luz. Ma che stai dicendo? È la casa di Mercedes e quindi anche la tua. Sei la benvenuta qui. Va bene, grazie. Sta tranquilla. È troppo sensibile. Non è abituata a questi comportamenti. Io mi scuso a nome suo. Oggi le parlerò e le farò capire che non può permettersi di... Sono mortificato. Che succede? Non lo so, non capisco. Andava tutto bene. Le condizioni di Marcos erano migliorate, ma ora ci sono delle complicazioni. Che dice il dottore? Niente, niente, che... Che dobbiamo aspettare. Ma non può essere che sia peggiorato all'improvviso senza ragione. Eppure è così, cara. Più spesso di quanto si creda, l'asma dipende dalle emozioni, è così. Signor Soria, si è stabilizzato, quindi se vuole può entrare. No, no, io non... Non voglio entrare. Non vorrei che peggiorasse di nuovo. D'accordo. È meglio che entrino loro. Prego. Sonia ha qualcosa che non va. Non vuole alzarsi dal letto. Mi fa stare male vederla così, tanto depressa. È stata la storia di Maritza, sì. Se si rendesse conto di quanto condiziona la madre, non farebbe certe cose. Pepa, non possiamo prendercela con Maritza. È soltanto un adolescente, sta crescendo. E allora che cosa facciamo? Non possiamo fare niente? Stiamo qui con le braccia conserte a vedere Sonia che appassisce come un fiore? No, nemmeno questo. Farò io qualcosa per Sonia. Dove vai? Dove... Ciao, tesoro. Ciao. Sei arrivata presto. Ho ricevuto il tuo messaggio e sono venuta di corsa. Che cosa c'è? Volevo sapere della lettera che ha ricevuto Franco. Di che lettera parli? Di una che ha ricevuto, che diceva che Mia cantava nella nostra band e dice che l'hai scritta tu. Vedi, io non so che cosa abbia quella ragazza contro di me, però oggi mi ha aggredita violentemente. È impazzita, non so cosa dire. Ma che ti prende? Non mi credi, forse? Non lo so, Luz. È tutto strano e ci sono troppe coincidenze. E va bene, allora ti vorrei fare una domanda. E rispondimi sinceramente, perché è in gioco la nostra relazione. Tu a chi credi? A lei o a me? Manuel, aspetto la tua risposta. Ok, sì, Mia è insopportabile. Insopportabile? Secondo me sei troppo gentile con lei. È insopportabile, è un po' pazza, una testa calda e una vanitosa, ma so riconoscere quando mente e quando no. Tu la conosci così bene da sapere se mente oppure no? Sì, la conosco abbastanza. Allora credi che abbia mandato io quella lettera? Sì. Mi hai deluso, Luz. Ti avevo pregato di non dire niente della band, ma per te era molto più importante danneggiare Mia. Manuel, giuro che non ho scritto io la lettera. Vorrei crederti, ma non posso. Non hai alcuna prova che l'abbia scritta io. Non ne ho bisogno. Ho già perso la fiducia in te. E non si può continuare una relazione se non c'è più la fiducia, quindi chiudiamola qui. Non ti permetterò di andare avanti così. Stai dando la colpa a me di quello che è successo a Marcos. Siamo entrambi colpevoli di quello che gli è successo, ma adesso Marcos ha bisogno di noi.
e io sono determinato a cambiare il nostro atteggiamento. Non ti rendi conto che Marcos vuole attirare l'attenzione, che sta approfittando del suo stato? Ma che cosa sta inventando, Silvia? Quello che dici è assurdo! Quel ragazzo ha bisogno del nostro affetto e se tu non vuoi muovere un dito, non importa, farò da solo. E se necessario, Marcos verrà a stare con me in qualche altro posto. Può entrare se vuole. Sì, entri adesso che è tranquillo. Sarà contento di vederla. Sì, certo che ci vado. E lei resta qui. Non ha ancora preso provvedimenti. Quando hanno rubato i portafogli ci mancava solo l'FBI. Che cosa aspetta a espellerli? Vi prego, se parliamo tutti insieme non troveremo un'intesa. Adesso il consiglio d'istituto è in riunione e sta valutando gli eventi. Sarò io stesso a darvi informazioni non appena ci saranno cose di rilievo. Allora ci restituisca le prove. Non le ho, non le ho. Le ho consegnate al consiglio d'istituto perché le faccia su. No, dovevamo darle prima. Silenzio, se volete essere d'aiuto in questa faccenda, la cosa migliore che potete fare è tornare ai vostri studi. È la cosa migliore per voi stessi. Il resto adesso è nelle nostre mani. E posso assicurarvi che saremo inflessibili con coloro che hanno osato infrangere le regole della Elite Way School. Non si era mai verificato un evento così scandaloso. Ora andate a studiare e cercate di calmarvi. Mi raccomando. Credo che Dunoff non farà niente. Allora dovremmo fare noi qualcosa. Però il consiglio sta valutando. Perché non ci fidiamo? Credi ancora alle favole, ragazzino? Ma perché non stai zitta? Sei l'unico ingenuo che crede a Dunoff. Noi dobbiamo fare qualcosa. No, no. Sì, ha ragione. Non possiamo metterci nei guai. Rovineremmo tutto quello che abbiamo fatto. Pablo ha ragione. No, Pablo è un vigliacco. Non è vero. Sono d'accordo, è meglio aspettare. Sei tu, papà. Non ti muovere. Non, non fare sforzi. Veramente, se c'è qualcuno che deve parlare, quello sono io. La verità è che da quando tuo fratello non c'è più, tua madre e io siamo come morti viventi. Ma ora non sarà più così. Marcos, tu sei importante quanto tuo fratello per me. Quindi ricominciamo da capo. Devi ristabilirti presto per recuperare il tempo perduto. Ti propongo una cosa. Da questo momento ricomponiamo la nostra famiglia. Papà, papà, senti. Sì, Marcos. Che c'è? Dimmi. Ti posso chiedere una cosa? Puoi darmi un bacio come quando ero ancora piccolo? Figlio mio. Entrate, entrate pure. Stavo andando via. Come stai adesso? Bene, bene. Ti vedo meglio, sai? Sì. Perché ho parlato con mio padre come non avevo mai fatto prima. Sul serio? Sì. Sono contento. È stato un sollievo parlare con uno di loro, anche solamente con mio padre. Anche a me ha detto quanto ti vuole bene. E Guido? Bene, sono sicura che sta bene. Rispondi tu. È lì. Pronto? Maritza! Ciao! Puoi parlare adesso? Sì. Che mi vuoi dire? Come sta Marcos? Bene. Sta migliorando. E con la notizia che adesso ti darò starà ancora meglio. Tieniti forte. La loggia è esplosa in mille pezzi, Luan! In senso positivo o negativo? Può
positivo! E tutto grazie a Marcos, diglielo! Non sai che manifestazioni di gioia in tutto il collegio! Cosa avete scoperto? Tutto! Abbiamo trovato una cassa di documenti con date, eventi, nomi! Nomi grossi! Il preside ha tutto e scommetto che verranno espulsi! Che bella notizia! Marcos manda un bacio a tutti quanti! Ciao! Che cosa è successo? Sono stati scoperti i nomi dei membri della loggia. Verranno tutti espulsi. Hai visto? Il sacrificio è valso la pena. Marcos, hai vinto tu. Non possono più nascondersi. Ci sono le prove. E chi ha le prove? Le hanno date a Dunov. Sei sicura? Sì, Maritza me l'ha detto ora. A Dunov? Devo andare al collegio. Dai, Pilar, non metterla così. Come la dovrei mettere, Luna? Dimmelo tu, mi avete sequestrata. Te l'ho già spiegato, non avevamo altra scelta. Tuo padre ci aveva bloccato, i ragazzi erano in pericolo. Ma voi mi avete usata. Ti rendi conto che voi mi avete mancato di rispetto come persona, Luna? Mi avete trattato come se avessi la lebbra. Sì, capisco. Posso solo chiederti perdono a nome di tutti. Non servono a niente le scuse se non siete pentiti, tu e gli altri. No, io non mi pento. Siete tutti uguali. No, Pilar, non dire così, sono tua amica. Bugiarda, bugiarda, io non ho amici qui dentro. Ma perché? Non capisci che era necessario? Pensavo che tu fossi diversa. Ma mi sbagliavo. Vattene, Luna. No, Pilar, vattene, non... ti ho detto. Dobbiamo parlare, alla fine non vedrai... Non capisci che io non voglio più vederti, ti ho detto di andartene! La pagheranno. Quando ci diranno qualcosa? In qualsiasi momento. Chiamiamo la televisione, devono sapere quello che abbiamo fatto. La nostra fotografia dovrebbe essere incorniciata all'entrata, sì, con una scritta con che ricordi l'accaduto. Come hai potuto far parte di quella schifezza? Aspetta, Manuel, non essere ingiusto. Non è uguale agli altri. Se non lo è, gli somiglia. Non fare di tutta l'erba un fascio, ha rischiato la vita per smascherare la loggia. Perciò io penso che meriti una seconda chance. Cosa? Posso parlare? Ecco, Manuel... ha ragione. Non posso certo negare di avere fatto parte della loggia, però posso spiegare perché è successo, perché non potevo uscirne. Posso spiegare che... Avanti! Guido Lassen, il signor Dunov e il signore Chamendi ti aspettano in presidenza. Perché? Dovresti immaginarlo, perché sei stato espulso. Bene. Quando entra lo obblighiamo ad assumere la responsabilità di aver inventato tutte queste prove. Così diventerà l'unico colpevole. Questo è il documento che dovrà firmare. Sì. Io penso che... Non mi importa un accidente di quello che pensa Dunov e non mi guardi con quella faccia. Il problema è che questo ragazzo è il meno colpevole di tutti. Guido Lassen è colpevole come tutti gli altri. Sì, ma le conseguenze le pagherà solamente lui. Senta, se non è all'altezza di svolgere questo compito, ci penserò da solo. Ah sì, lo farebbe davvero? Sì, certo che lo farei. Bene, bene. Ma il consiglio d'istituto ne verrà informato e dubito che la prenderanno bene. Una simile insubordinazione presupporrebbe le sue dimissioni, mi spiego? Sì, 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 si è spiegato perfettamente, Chamendi. Io farò quello che devo fare, come sempre. Molto bene, glielo faccia firmare. Lei sta facendo solo il suo dovere. Gloria? Sì, signore Chamendi. Appena Dunov ha finito con Lassen, sì, gli dica di parlare con gli altri studenti. Ah, bene, gli avviso che si radunino per ascoltarlo? No. No. Con Lassen è già risolto tutto. Ah. Permesso. Gloria! Che paura, ma ti pare chi di non rientrare? Chi altro c'è con Guido? Nessuno, solo il signor Dunov. Probabilmente li chiamano uno alla volta. No. Per quanto ne so, l'unico espulso sarà Guido Lassen. Cosa possibile? Dì a mia madre di non fare la ragazzina e di venire al telefono. Te l'ho già detto, amore. Lei non vuole sentire nessuno.
Ma sono io, Maritza Pia Spirito, sua figlia. Maritza, sono preoccupata per tua madre. Non vuole uscire di casa. Resta chiusa qui dentro tutto il giorno. Io le ho già chiesto scusa, Peppa. Forse non è sufficiente stavolta. Conosci mia madre, è una commediante. Le piace fare la vittima. Bene, devo andare. Non darle troppe attenzioni, eh. Ciao. Venite, venite. Che cosa c'è? Hanno espulso Guido. Lui soltanto? Pare di sì. Non me ne importa niente di quel tizio, ma è un'ingiustizia. La fanno pagare a lui per tutto. Io ve l'avevo detto, no? Avevi ragione, Dunoff è un insetto. Dobbiamo fare qualcosa. Sì, ma cosa? Io lo so, lo so. Bene, i documenti sono pronti. Appena dimettono Marcos, possiamo andare. Gustavo, ho ripensato a quello che mi hai detto. No, ti prego, Silvia, non voglio discutere. Sono molto contento che lui sia migliorato. Quindi te lo chiedo per favore, lasciamo perdere. Neanch'io voglio discutere. Voglio solo dirti che ora so che hai ragione tu. E che intenzioni hai? Ecco, nelle condizioni in cui sono adesso, non posso far niente per mio figlio, quindi resta tu con lui. Sono io che devo andare via. Mia! Devi venire! Calmati, che succede? Maritza sta organizzando qualcosa di grosso, ha convinto tutti, siamo tutti uniti! Ah, devo prepararmi allora! Sì, anch'io voglio truccarmi. No, prima io. Ah, ciao papà! Che piacere! Stiamo andando ad una riunione. Tu non vai da nessuna parte. E tu fuori. Salve, Franco. Vai. Devo firmarlo? Non farmi perdere tempo, Lasse. Firma e non fare storie. Prendi la penna. Ho contatti influenti e ti prometto che ti farò ottenere un posto in qualsiasi altro collegio tu voglia per l'anno prossimo. Che significa questo? Cosa sta succedendo? Che c'è? Non capisco. So quello che hai fatto a Luce e a Mercedes. E ti dico che è inammissibile. Ma papà, sono delle bugiarde. Mercedes e Luce mi provocano in continuazione. Mi dispiace davvero, ma non credo a una sola parola. E preferisci credere a loro due? Ho sufficienti ragioni per non credere a te. Sono stato nel locale degli R-Way. Se verdad, vamos, venga con nosotros. Basta, se acabó. Terminen con estos inventos de la logia y de fantasmas, de fantasmagoría. Lo único que consiguen. Fantasma. Gloria. Sí, señor Chamendi. Cuando Donoff termine de hablar con ese chico, dígale que hable con el. Yo como amigo personal de tu padre voy a tratar que el tema de la logia pase desapercibido. ¿Cómo desapercibida? ¿Buscas esto? Marco, me asustaste. ¿Cómo te sentís? Bien, bien. Salvo por una pequeña duda que tengo. ¿Qué duda? Lo que me dijiste. ¿Es verdad? ¿Qué te dije? Que me querías. Estás delirando, Marco. Seguro que es por los remedios que tomaste. Sí, los remedios me hacen delirar a mí, pero el beso me lo diste vos. ¡Déjame salir! Vas a salir pero conmigo, niñita. Vas a salir conmigo, niñita. ¡Ay, idiota! ¡Soltá! ¡Mirá!
Come no! ¡Dame! Es una injusticia lo que hicieron en este colegio conmigo. Me usaron como un chivo expiatorio. ¿Sabes qué? Te voy a dar otra razón para que te vayas a quejar a Echamendi. ¿Ah, sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a dar un discurso moralista o me vas a pegar? No.